Eccoci qua di nuovo. Allora, c'è stato, quindi, come potete vedere, il cambio scena. Io presento il prossimo artista in gara, Angelo Rodà. Buonasera, buonasera. Angelo, anche per te una piccola presentazione, dici qualcosa di te. Io vengo da un paese della Calabria, della provincia di Reggio Calabria, si chiama Bova Marina, e ho scritto un brano che è Polvere e lacrime, il ricordo dei tanti giornalisti morti in guerra, per portarci l'informazione che è una delle cose più importanti e, ahimè, per colpa di quella che è la guerra, di quelle che sono le dittature, le tirannie, non hanno avuto la possibilità di tornare a casa alle loro famiglie, ma solo lasciare dei grandi messaggi che noi accogliamo e speriamo che la pace realmente possa sempre trionfare, insomma. Quindi pieno cantautorato, signori. Angelo Rodà, titolo del brano? Polvere e lacrime di un inviato di guerra. Senti la polvere attaccata alle tue lacrime, dentro quella prigione, o a segnare i giorni nei muri. Tutto ti fa paura in quelle terre d'Oriente, ma la tua penna è ancora la farsa per raccontare il dolore della gente. E ti hanno condannato per aver detto la verità davanti a un carro armato che non ha pietà. E ti hanno fucilato per la tua professionalità. Come un soldato, giornalista della stampa libera, libera, libera. Hai sentito odore di morte per chi ha lottato per la dignità, proprio ad un passo dal mare. Che finestra della civiltà. Hai visto palazzi cadere per effetto dei bombardamenti, e bambini confusi e dottori abbracciarli alleviando i loro tormenti, i loro tormenti. Violato il principio, quel principio di un essere vivo, a difesa dell'innocenza, del diritto di uguaglianza e di diversità. Ma nessuno avrà mai il diritto di torturare, negando la libertà. La libertà. E ti hanno condannato per aver detto la verità davanti a un carro armato che non ha pietà. E ti hanno fucilato per la tua professionalità. Come un soldato, giornalista della stampa libera,
ogni forma di libertà, di libertà, di libertà. Grazie, grazie. Angelo Rodà. Ed eccoci.